reati in calo del 7% nell'ultimo anno in Friuli, ma aumentano le truffe informatiche. Pentecoste a Lignano, foglio di via per 6 austriaci. Libertà di scelta sui vaccini, anche a Udine oggi un sit-in. Il Codacons, chiederemo risarcimenti fino a 2.000 euro per il caso finti vaccini. Sgarbi a Coseano critica il comune di Udine per le statue in piazza Primo Maggio. Umiliante anche per l'artista creare opere per un parcheggio. Del Neri, ospite del maestro Celiberti, parla del prossimo attaccante bianconero, piace Babacar. Il Pordenone parte alla Volta di Cosenza per il sogno Final Four, la gara live su Udinese TV. Buonasera dalla redazione di Udinews, questi i titoli del nostro TG. Prima di passare alla cronaca, le ultime notizie che ci arrivano anche dal mondo della cultura, apriamo la nostra consueta pagina sportiva. La linea dunque passa subito a Gianluca Lena. Buonasera Gianluca. Ciao Angela, buonasera a tutti. Il campionato è finito da poco meno di una settimana e il mercato sarà l'argomento più caldo di tutta l'estate, argomento sul quale è intervenuto oggi mister Del Neri, soprattutto sull'argomento attaccante del futuro, in quella che è stata l'occasione per ricevere un'opera a lui dedicatagli da parte del maestro Giorgio Celiberti. Era slittata per un'influenza, questa consegna oggi è arrivata dall'amico Giorgio Celiberti. Certo. Sandro! È un piacere ritrovare il maestro, insomma, come amici, Sandro! Quando eravamo giovani, 30-40 anni fa. E quindi è sempre un piacere ritrovarlo e ritrovarsi fra amici, insomma, per poter... Speriamo che quello che ha detto lui sia vero, insomma, nel senso pratico. Oggi si facevano dei nomi, Inglese, Nestorowski, Pavoletti, Falcinelli e Babacar. Sono tutti grandi attaccanti, il maestro indicava Babacar, Del Neri, che ne pensa? Beh, è uno dei... Ha fatto molto bene quest'anno a Firenze, è un'alternativa importante a Kalinic. Fatto anche da protagonista facendo gol importanti, ma tutti i giocatori di profili interessanti, insomma, no? Ci sono anche altri, non solamente questi ragazzi qua. Diciamo che noi se perdiamo Zapata, come è probabile, dobbiamo cercare di acquisire giocatori che hanno certe caratteristiche e che siano funzionali a quello che dobbiamo fare noi. Poi è chiaro che il mercato è complicato. E non possiamo prendere Higuaín perché costa un po' troppo e quindi dobbiamo prendere giocatori che facciano a caso nostro con la giusta dimensione tra acquisto e spesa. Cercheremo di fare quello, penso la società cercherà di fare quello, non disegnando comunque dei giocatori che possano portare esperienza e qualità in fase realizzativa, perché perdendo Zapata perdiamo 10 gol e quindi è chiaro che bisogna rimpolpare quel settore per avere giocatori disponibili a quel tipo di ruolo. Il profilo comunque Del Neri lo ha tracciato, lo ha consegnato in società e anche perché rispetto magari un po' alla consuetudine sono tutti nomi del campionato italiano, almeno questi che si fanno ora. Sì, ma non si disdegna neanche il campionato estero, nel senso pratico, perché adesso un po' si stanno globalizzando, cerchiamo che di portare gente che sia anche così nata in Italia e che abbia anche forza italiana, cioè non è che portiamo giocatori italiani che non siano bravi, sono tutti bravi questi ragazzi qua, hanno tutti grande carattere, grandi qualità realizzative, sono in netta crescita, cosa che si abbina molto bene con la mentalità nostra, quindi prendere giocatori in netta crescita che diano il loro apporto perché chiaramente noi vogliamo fare qualcosa in più dell'anno scorso, soffrire un po' meno se è possibile e avere sempre quella prospettiva poi di dare modo a giocatori giovani relativamente, di mettersi in mostra in una piazza che ha sempre dimostrato di avere grande attenzione sui ragazzi giovani. E proprio durante la stessa occasione è intervenuto ai nostri microfoni invece il maestro Giorgio Celiberti che ha espresso la sua opinione proprio su mister Del Neri. Ma che continui a essere se stesso e che si avveri con fermezza quello che è dentro il suo animo, che credo che sia forse le cose più belle lui le ha dentro già. Ma la storia dell'Europa è sempre una cosa molto difficile. Certamente che con Del Neri io ho la certezza che la squadra faccia il massimo di quello che ha a disposizione come qualità. Perciò adesso dipende un po' anche
dai nostri amici Pozzo, che aiutino a fare una squadra come mi sembra che sia nelle intenzioni. Una squadra competitiva, quindi. Una squadra competitiva, perché avere un campo come sono riusciti a fare, che è invidiato e è messo come esempio da tutto il mondo, non solo dall'Italia, è giusto che anche la squadra abbia questa possibilità di farsi vedere. Domani sera invece sarà un appuntamento importante per il Pordenone, per il ritorno dei quarti di finale in vista della Final Four di Firenze, valida per la promozione in Serie B, live in diretta qua sugli schermi di Udinese TV a partire dalle 20.30 con telecronaca guidata da Francesco Pezzella e personale mio commento tecnico. Però è intervenuto alla vigilia il calciatore del Cosenza, Corsi, che ha spiegato quale sarà l'ambiente che aspetterà il Pordenone. Allora, noi abbiamo preparato la partita benissimo, benissimo. Sapevamo perfettamente tutto quello che dovevamo fare, però in certe occasioni non ti riesce alla perfezione. Lo staff con il mister Ryan abbiamo preparato benissimo, sia individualmente che a livello di collettivo. Poi la partita è andata come è andata, loro sono stati più bravi di noi, merito a loro perché sicuramente, a detta di tutti, hanno una qualità superiore alla nostra. Il loro allenatore sicuramente anche lui avrebbe preparato la partita in un certo modo e poi è una questione di dettagli, sono riusciti a farci male in determinate situazioni, tra le linee, sulle fasce, noi copriamo poco la linea dei passaggi, però questo non perché l'avamo preparata noi per star bassi, anzi quando c'è Stefano, il mister, siamo sempre stati abbastanza alti, aggressivi, ma purtroppo questo non è stato un errore suo oppure una cosa detta prima della partita, anzi, quindi sarà una cosa di squadra, succede purtroppo, ma dovremmo cercare di non farla succedere più. Complimenti a loro per il match d'andata, al loro allenatore, alla loro squadra, ma qua è tutta un'altra storia. Qua è Cosenza, e non c'è per nessuno. Qua quando vengono troveranno l'inferno, sempre calcisticamente parlando, sempre dentro le regole perché non esiste scorrettezza o cose, ma sarà un inferno, sarà. Il Marulla deve esplodere. Poi vediamo a fine partita se sarà come è stata come la partita d'andata o un'altra storia, ma io sono convinto al 100% che qua non c'entra niente, come se non si fosse giocata quella partita. Si chiude qui la prima parte sportiva, ci risentiamo in chiusura di TG con una bella sorpresa sul basket. A te Angela. Gianluca, noi proseguiamo il nostro telegiornale parlando degli ultimi dati diffusi dai carabinieri della provincia di Udine alla vigilia della festa per il 203° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. I dati riguardanti l'attività svolta negli ultimi 12 mesi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine vedono una diminuzione dei reati ma un aumento di quelli informatici. Allora sentiamo tutti i particolari, tutti i numeri nel primo servizio di Monica Nardini. Reati in calo in provincia di Udine nel corso dell'ultimo anno, del 7-8%. È il bilancio dei carabinieri presentato in Viale Venezia presso il Comando Legione in occasione del 203° anniversario della Fondazione dell'Arma, che sarà celebrato lunedì. 10.940 i reati registrati negli ultimi 12 mesi, di questi più di 6.000 sono furti, 1.259 quelli nelle abitazioni, con un calo del 10%. Una sessantina le rapine, diminuite del 3%. In controtendenza, invece, le frodi informatiche, aumentate di oltre il 5%. 296 le persone complessivamente arrestate, oltre 2.400 quelle denunciate a piede libero. Sostanzialmente i reati sono in, sia pur lieve, ma sono in diminuzione. Naturalmente ci sono alcuni reati che invece sono in incremento. Uno di questi sono le cosiddette truffe informatiche. Invito tutti quanti a essere sempre molto, 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 molto cauti. E ancora abbiamo lavorato, ma lavoreremo sulle cosiddette truffe agli anziani. Già alcuni soggetti sono stati individuati e sono stati denunciati perché qui non è previsto l'arresto. Abbiamo anche diramato dei decaloghi in cui invitiamo le persone anziane a essere sempre molto cauti, molto attenti nell'aprire la porta, nel dare disponibilità delle proprie risorse finanziarie. Si è parlato anche di varie rapine che si sono verificate nel territorio.
Sì, diciamo che le rapine si sono verificate nel territorio della provincia, non sono queste rapine di grossa entità o di rilievo. Ci sono stati degli episodi presso uffici postali, tre in particolar modo nella zona nord di Udine, per la quale poi dopo è stato scoperto il responsabile. E continua la linea dura della questura contro gli eccessi dei giovani austriaci per i festeggiamenti di Pentecoste a Lignano. Dopo i primi due ragazzi di Grazza allontanati con un divieto di ritorno a Lignano per 2 anni, applicato tra giovedì e venerdì, altri 4 giovani sono stati destinatari questa notte di un analogo provvedimento. Uno di loro è stato sorpreso a urinare in pubblico davanti a minori, un altro ha lanciato un bicchiere scatenando un parapiglia in un locale. Per tutti e 4 è scattata anche una denuncia penale. Altri 15 giovani sono stati sanzionati per ubriachezza e 4 per aver urinato in strada. I controlli congiunti fra polizia italiana e carenziana proseguiranno anche questa sera, serata clou dei festeggiamenti. In piazza Libertà a Udine oggi sit-in contro l'obbligo delle vaccinazioni deciso dal governo. A guidare la manifestazione è proposta anche in altre città italiane, una ventina in tutto, il CODACONS, il Comitato Genitori per la Libertà di Scelta del Friuli Venezia Giulia. Sentiamo il servizio. Centinaia di persone riunite nella mattinata in piazza Libertà a Udine contro l'obbligo di vaccinazione deciso dal governo. Il decreto legge che lo reintroduce in Italia per l'accesso alle lezioni scolastiche potrebbe arrivare a inizio settimana in Gazzetta Ufficiale. Il sit-in pacifico dal tema Vaccini sì ma consapevoli e guidato localmente dal CODACONS e dal Comitato Regionale dei Genitori per la Libertà di Scelta è stato proposto nel pomeriggio anche in altre città italiane. Prevista anche per domenica 11 una manifestazione nazionale per la libertà di scelta a Roma, a cui si affiancherà un presidio permanente sotto la sede del Ministero della Salute. Proteste che fanno capo al coordinamento del Movimento per la Libertà di Vaccinazione. Lei è giunto da Treviso per sostenere questa libertà di scelta. Esatto. Diciamo che i cittadini devono essere informati. Io sono contro l'obbligo a prescindere. È solamente l'informazione e la cultura che ci renderà liberi. Non è di certo un decreto... Dobbiamo un segnale di libertà e di più attenzione verso i nostri bambini, perché noi non siamo contro i vaccini a tutto tondo, noi siamo contro questo modo veramente violento di imporre un trattamento sanitario che non è per niente sicuro al 100%. Mi sembra chiaro che dal momento che si popolano le piazze, ci sono proteste in tutta Europa per questo problema e in Italia, avete sentito, ci sono molte città che protestano lo stesso giorno, mi sembra che sia del tutto inefficace anche per chi voglia raggiungere la maggiore copertura vaccinale, penso che sia proprio una strategia controproducente. Il CODACONS è ritornato oggi anche sul caso delle presunte finte vaccinazioni nel distretto sanitario di Codroipo e ha annunciato l'avvio di una richiesta di risarcimento. Vediamo. Oltre alla libertà di scelta sulle vaccinazioni, i manifestanti chiedono anche una maggiore trasparenza sul decreto legge del governo e sul caso dei sospetti finti vaccini somministrati nel distretto sanitario di Codroipo. Il CODACONS di Udine su quest'ultimo caso intende procedere con la richiesta di risarcimento danni fino a 2.000 euro per bambino non vaccinato. Oltre 200 le famiglie che hanno dimostrato interesse per questo percorso. Oggi manifestiamo in 20 piazze in Italia. È ancora speranzoso. Sì, siamo ancora speranzosi. Attenzione, siamo tutti genitori. Questo era il messaggio. Infatti anche il CODACONS è scritto in piccolo apposta. A proposito del CODACONS, rispetto all'ipotesi avanzata di chiedere un risarcimento danni, qual è la situazione? Entro il 30 giugno raccoglieremo tutte le famiglie che vogliono aderire per fare un ricorso tutti assieme e cercare di ottenere quello che sono tutti i loro diritti. A noi hanno chiamato più di 200 famiglie. Si sono bloccate le linee telefoniche, adesso avete visto in piazza quanti eravamo, io mi auguro che tutte queste 5.000 famiglie / 7.000 ci vengano a cercare e che ci uniamo tutti assieme, perché uniti possiamo un attimino aver chiarezza. Oltre 2.000 dei 13.665 docenti che insegnano nelle scuole regionali hanno presentato domanda di trasferimento. Lo rende noto la UIL Scuola del Friuli Venezia Giulia. Il maggior numero di domande arriva da insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, 983, e delle primarie, 607. Il fenomeno, secondo il segretario regionale della UIL Scuola, Ugo Previti, è dovuto in buona parte alle domande di trasferimento dei docenti arrivati da fuori regione,
e che ora sperano di riavvicinarsi a casa. Una situazione che andrà a pesare sulle carenze di personale degli uffici scolastici regionale e provinciale che dovranno vagliare le domande. A Coseano per una manifestazione, un premio d'arte di cui parleremo tra poco, il critico Vittorio Sgarbi è ritornato anche sul caso, sulle polemiche delle statue che sono state installate nell'area verde del parcheggio di piazza Primo Maggio a Udine. Vittorio Sgarbi ha definito demenza amministrativa il già controverso caso. Sentiamo l'intervista di Francesca Santoro. Occorre una certa misericordia nei confronti dell'artista, che è visibilmente così artigianale, che ha fatto delle cose di legno, una sua, diciamo, anche tenerezza umana, ma che poteva tenere nel suo giardino, e in ogni caso, anche ammesso che dovessero per qualche ragione al mondo dedicargli una qualche attenzione, era bene che fosse una mostra temporanea, cioè, perché non deve tenersi dei mammozzi su un prato, in una strada di Udine, con questi due qui, che sostengono non si capisce che cosa l'entrata a un parcheggio, che è umiliante anche per l'artista, e per di più di legno, quindi con una tenuta limitata all'aperto, è una prova di disonestà dell'amministrazione, che come tante amministrazioni evidentemente non amministra, cioè non so, forse non c'è un sindaco, non so, ci sarà un supplente, no? E di forma proprio di mancanza di uso della ragione sistematica, perché l'artista non si senta mortificato, tra l'altro non è un artista ma è un artigiano. Una mostra potevano fargliela, spendevano 5.000 euro, tenevano le opere due mesi, gli facevano una gentilezza perché ognuno merita che il suo lavoro sia riconosciuto. Ma così come, diciamo, concorso per un'opera stabile è una forma di demenza amministrativa quasi non senza precedenti. Coseano, questa è una mostra, quindi se anche Bagliana potesse non piacere, perlomeno queste opere sono esposte temporaneamente. Poi ci sono una serie di opere pubbliche, una fontana, una donna che si butta in una fontana in una piccola comunità può avere un significato, e quindi in generale il tema del monumento pubblico che è un po' discutibile oggi. Allora andiamo a scoprire nel prossimo servizio qualcosa di più su questo evento che si sta svolgendo in questo fine settimana a Coseano e che ha come testimonial lo scultore Carlo Bagliana. Vediamo. Il Premio Arte Coseano festeggia la maggiore età con un ospite d'eccezione. È stato Vittorio Sgarbi a introdurre il testimonial dell'evento, Carlo Bagliana, vincitore del premio Expo 2015, conosciuto anche come lo scultore del vento o lo scultore dei papi. La ciliegina sulla torta, noi abbiamo avuto la fortuna intanto di avere come ospite d'onore, diciamo, l'artista da testimonial Carlo Bagliana, che è un artista di fama veramente internazionale e dà certamente lustro alla nostra manifestazione, e tramite Carlo Bagliana, vista la loro amicizia e i loro rapporti, siamo riusciti ad avere poi Sgarbi per la presentazione critica, quindi ancora meglio senz'altro. Una manifestazione che già di per sé è prestigiosa. Sì, siamo alla 18ª edizione del Premio Arte Coseano. Domani avremo il paese chiuso con oltre 150 artisti che arrivano dall'estero e naturalmente anche dall'Italia, anche da Teramo, diciamo, fino a metà Italia sicuramente. Altri dalla Sardegna ci hanno mandato dei quadri in concorso, e questo concorso ormai è diventato una tappa fissa nel panorama sicuramente friulano, ma non solo friulano. E proprio a Coseano oggi attorno alle 12.30 c'è stato un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte 3 auto, 5 i feriti trasportati negli ospedali di San Daniele e La Tisana con lesioni agli arti e contusioni. Non sono fortunatamente in pericolo di vita. Scontro automoto invece questa mattina tra Sacile e Caneva, uno scontro frontale. 4 in questo caso i feriti, i 2 centauri che viaggiavano a bordo della moto e anche la conducente dell'auto. A bordo del suo mezzo anche la figlia di 18 mesi. Passiamo alla politica, ora proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei comuni che andranno al voto domenica 11 giugno per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Questa sera è la volta di Cormons con 3 aspiranti primi cittadini. Vediamo. Quali sono i punti principali del suo programma elettorale? Lo slogan della nostra campagna elettorale di Uniti per Cormons, Progetto per Cormons,
è cambiamento nella continuità dei valori, continuità dei valori che nei mandati precedenti si è estrinsecato nella realizzazione di attività e servizi a servizio della comunità. Mi piace sottolineare questa parola perché fare l'amministratore in un ente locale, secondo noi, è identificato con l'essere a servizio della comunità. Pertanto noi vogliamo continuare nel perseguire questi valori con un cambiamento che è un cambiamento dettato anche dalla candidatura a sindaco, a guida della città di una donna e due capoliste al femminile. Il progetto Percor Mons e Uniti Percor Mons hanno come punti di riferimento due donne. Cambiamento anche nel raggiungimento di altri obiettivi, sempre nell'ottica di essere a servizio della comunità. I punti principali del nostro programma elettorale, della nostra lista Siamo Cor Mons, sono: in ambito turistico vogliamo valorizzare molto di più Cor Mons, in ambito sociale vogliamo far sì che comunque il cittadino sia più valorizzato, sia comunque il centro del nostro paese, vogliamo ricreare anche giochi inclusivi, parchi giochi inclusivi, affinché anche i bambini diversamente abili possano stare insieme a tutti i bambini, tutti quanti dobbiamo essere uniti per questa cosa. Poi oltretutto vorrei anche andare sul discorso ambientale, come riorganizzare gli ecocompattatori. Sul discorso commerciale vorremmo anche istituire nuovamente il mercato nel centro cittadino e quindi spostarlo direttamente dalla piazzale Sfiligoi, e vorremmo anche far sì che, oltretutto a unire con il turismo, puntare molto al mercato, al marketing mirato, affinché comunque Cor Mons possa essere rivalorizzato nuovamente come cittadina turistica. Cor Mons è sicuramente una cittadina che ha una grande necessità di crescita da un punto di vista turistico, da un punto di vista economico, da un punto di vista enogastronomico. Sicuramente non è sufficiente questo, nel senso che comunque anche i cittadini avranno chiaramente la loro tutela, quindi le categorie deboli, i ragazzi e gli anziani, tutti quanti chiaramente avranno la possibilità di usufruire di quelle che sono le rispettive necessità, e il comune si farà carico chiaramente anche di gestire quanto di buono è stato fatto fino adesso e chiaramente lo porterà avanti nella futura amministrazione. Questo non toglie però che Cor Mons deve riassumere quella che è la sua posizione centrale nel mandamento dell'Isontino e del Coglio e diventare il comune capofila per quello che sarà poi la futura crescita, insomma, della nostra cittadinanza e della nostra economia locale. Sono due punti nevralgici che noi ci sentiamo sicuramente assicurare come interventi nei primi 90 giorni, ed è quello di fare domanda per far diventare Cor Mons città economia prevalentemente turistica, ed è quella di aprire un ufficio stampa. E da Cor Mons adesso andiamo a Cividale, dove in questo fine settimana è in corso Border Wine, il salone dedicato al vino naturale. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Sono una cinquantina, il doppio rispetto allo scorso anno, le aziende partecipanti alla seconda edizione di Border Wine, il salone del vino naturale del Friuli Venezia Giulia. Nella suggestiva cornice di Castello Canussio Cividale è stata allestita una vetrina per le eccellenze della nostra regione e non solo, come momento clou di un progetto ben più ampio e ambizioso. Border Wine è un progetto di promozione del vino naturale ed è una promozione di un territorio che è vocato sin dall'antichità alla vinificazione e dal quale territorio è ripartita l'idea di fare il vino come si faceva una volta. È un progetto che va avanti da circa 2 anni, l'idea è quella di provare tra il 2017 e il 2018 a portare un progetto, quindi un salone di territorio all'estero. Intanto siamo alla seconda edizione in questa splendida cornice di questo salone di vino naturale con 43 cantine, oltre il doppio rispetto a quello che c'era l'anno scorso. Le aziende che lavorano in maniera naturale sono in numero abbastanza ridotto, nel senso che abbiamo un bacino di utenza tra Slovenia, Austria e Friuli Venezia Giulia di circa 40 cantine. Quest'anno abbiamo inserito anche del cibo, quindi abbiamo un produttore che viene dall'Abruzzo con dei formaggi, abbiamo altri 3 produttori di formaggi che vengono rispettivamente da Cor Mons, da Basiliano e dalla Carnia, e poi abbiamo un produttore di salumi che viene dalla Slovenia. E il Salone del Vino Naturale è stata anche l'occasione per fare il punto sulle produzioni naturali e biologiche della nostra regione. Abbiamo sentito l'assessore regionale alle attività agricole, Sciauli, vediamo.
un salone dedicato ai vini naturali del Friuli Venezia Giulia. A che punto siamo su questo fronte? Un fronte e soprattutto una scelta aziendale in forte crescita, tutto quello che riguarda sempre più la sostenibilità ambientale, ma anche la diminuzione dei fitofarmaci e degli agenti chimici sia in campo che in cantina sta aumentando per l'attenzione dei produttori e per la lungimiranza dei produttori, ma sta aumentando anche grazie a richiesta di cittadini consumatori sempre più attenti a questo tema. Questa manifestazione, oltre a promuovere e a far conoscere i vini naturali, si chiama con un nome davvero importante, Border Wine, e quindi in questa realtà noi troviamo certo vini friulani, vini italiani, ma anche vini che arrivano dalla Slovenia e dalla vicina Austria, quindi per una volta in più dimostriamo come la collocazione geografica della nostra regione possa permetterci di essere punto di riferimento per l'intera Alpe Adria. Tra i motivi di vanto del Friuli Venezia Giulia c'è anche un primato per quanto riguarda le produzioni biologiche. Sì, quest'anno abbiamo avuto un aumento delle superfici biologiche in proporzione fra il più alto in Italia. Effettivamente eravamo una regione che in passato non aveva investito molto su questo settore. Abbiamo fatto una scelta anche come regione Friuli Venezia Giulia molto forte di promozione del biologico, ma devo dire anche delle colture agro sostenibili ambientalmente, quindi non solo il biologico puro ma anche la lotta integrata, anche le certificazioni SQNP, la famosa bottiglia di vino con l'ape sull'etichetta, proprio per dare un segnale di attenzione all'ambiente prima che ovviamente questo ci venga chiesto dai cittadini. Penso che questo significhi essere lungimiranti e guardare un po' al futuro. E la Giunta regionale ha approvato la bozza di accordo quadro per l'avvio del programma di collaborazione tra la Regione e il Massachusetts Institute of Technology di Boston. L'obiettivo è favorire le relazioni tra l'Italia e il MIT, considerato una delle più importanti università degli Stati Uniti e del mondo. Gli attori della bozza, che prevede un cofinanziamento regionale di 150.000 euro, sono il MIT, le università di Trieste e Udine e la Scuola Superiore di Studi Avanzati a Trieste. Adesso è il momento di tornare a parlare di sport. La linea quindi passa a Gianluca. Lena, a te. Grazie Angela. Avevo anticipato prima di una sorpresa legata al basket, infatti abbiamo in collegamento telefonico un caro amico di Udinese TV, ma soprattutto GM della APU GSA Udine, Davide Michalic. Davide, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, ciao ragazzi, ciao. Davide. Ha firmato allora Tommaso Raspino questa ala piccola importante per il proseguo del progetto, per quella che sarà la nuova stagione dell'APU. Noi abbiamo deciso di cambiare, rinunciando a Okoye, abbiamo parlato tante volte anche in trasmissione venerdì sera, è una scelta specifica, rinunciando a Okoye ho preferito provare a dare un nuovo assetto alla squadra, quindi abbiamo puntato su una piccola italiana e prenderemo l'altro americano in un altro ruolo, quindi non più un tre americano ma un tre italiano. In questo senso Raspino rappresentava la prima scelta, ci stavo sotto da un mese, non è stato facile perché erano altre squadre in lizza, però alla fine abbiamo convinto, lui c'è dichiarato entusiasta e l'abbiamo firmato ieri mattina, l'abbiamo portato a casa. Sono molto contento, è un giocatore che conosce bene la categoria, è un giocatore adatto al tipo di gioco di Lardo, quindi è un primo pezzo importante, ma adesso insomma vedremo di inserire gli altri tasselli. Davide, un'ultima domanda prima di chiudere, a che punto siamo con la trattativa Antonutti, giocatore di cui si parla per completare il prossimo roster? Ieri sera ero a Lignano con la famiglia e sono andato a pizza, ho beccato Antonutti in pizzeria. Baci, abbracci, abbiamo fatto basket mercato un quarto d'ora davanti a tutti, c'era anche Pizzamiglio, che ci ha visto, grande pizza. Quindi penso che tutta Avignano e Udine ci parlasse del fatto che ho preso un po' l'ultimo sera in pizzeria. No, non è vero, lui il rapporto è ottimo, la trattativa c'è, perché non lo nascondo, però lui è anche un giocatore di alto livello e chiaramente è come se un grande giocatore di Serie A tu gli chiedi di giocare in Serie B, no? Magari sì, il progetto c'è, però se può rimane in Serie A, capito? Per fare un paragone col calcio. Quindi è solo un discorso di ancora di motivazione, lui si sente ancora un giocatore di A1 e quindi stiamo vedendo se i tempi sono maturi per portarlo già a Udine o se magari dobbiamo rimandare un altro anno, ma comunque sia la trattativa c'è. Grazie Davide, ti salutiamo, buona serata, sempre buona gentilissimo. Ciao, un abbraccio, ciao. Quello è stato un gran compagno di queste trasmissioni durante l'anno. Vi ricordo l'appuntamento di domani sera per il ritorno dei quarti di finale Cosenza-Pordenone con la telecronaca in diretta live su Udinese TV con Francesco Pezzella e il mio personale commento tecnico. Questa era l'ultima notizia, l'ultimo remind per domani sera e l'ultima notizia della giornata sportiva. Angela, ti restituisco la linea.
Grazie Gianluca, noi siamo in chiusura, quindi diamo uno sguardo veloce alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Su pianura e costa avremo cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, sui monti variabile con tempo migliore al mattino e qualche possibile rovescio temporale dal tardo pomeriggio. Brezza sostenuta di pomeriggio sulla costa. Dalla sera possibile peggioramento con piogge diffuse nella notte. Le temperature, vediamo le massime, 25-27 gradi domani in pianura. Ed è tutto per questa edizione del nostro TG, grazie per essere stati con noi e l'invito ovviamente è quello di rimanere in nostra compagnia. Buona serata a tutti.